Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio raccontare una storia molto particolare successa tra la Yakuza, la mafia giapponese e un karateka che non aveva paura e che non ha paura di niente e di nessuno. Ve la racconto. Yakuza, la mafia giapponese, la mafia che non perdona, ha un giro da 180 miliardi di dollari l'anno. La Yakuza è veramente un'organizzazione, una delle più grandi organizzazioni mafiose e malavitose del mondo. In Giappone è strutturata e radicata all'interno della società giapponese in maniera ufficiosa, è all'interno della politica, tutti lo sanno, non fa grande scandalo, a differenza più che altro della nostra mafia nostrana, che lo Stato chiaramente ne è lontano. Invece in Giappone diciamo che questa organizzazione malavitosa è all'interno degli affari sia politici e anche proprio dello Stato. Tutti sanno chi sono i componenti della Yakuza, addirittura hanno siti internet, testate giornalistiche, fanno gossip. Fate conto che la più grande organizzazione, che anche lì si divide a club, a bande, a famiglie, sono quelli della Yamaguchi con 30.000 membri. Pensate che nel 1942 erano partiti, questa organizzazione malavitosa, erano solo in 25, oggi sono arrivati a queste cifre fotoniche. Quindi una grande organizzazione, organizzata da tutte le parti, addirittura oggigiorno si dice che si sta allargando, la trovano alle Hawaii, la trovano a New York, in California, quindi ha grandi interessi. Chiaramente di cosa si occupa la Yakuza? Tutte cose illegali, quindi mafia, droga, prostituzione, gioco d'azzardo, pizzo, racket, tutto quello che fa cassa, ma ha anche attività legali, cioè agenzie di collocamento, cambio valute, tutte cose che apparentemente sono pulite, ma una grande percentuale degli incassi va in queste organizzazioni. C'è da dire che chiaramente è un'attività criminale, però il popolo ci sa convivere, ci convive. Per esempio, quando c'è stato il dramma di Fukushima, la Yakuza ha messo a disposizione addirittura degli elicotteri per aiutare le persone, per portarle fuori dal disastro, e addirittura ha messo anche a disposizione dei grandi magazzini, dei grandi stabili che aveva, dove stoccava chiaramente materiali illeciti, e li ha donati alla popolazione per farli stare lì, per farli dormire quando c'è stato il problema grande di Fukushima. Quindi diciamo un bene male che il popolo giapponese sa che c'è, è una convivenza semi pacifica. I membri della Yakuza sono completamente tatuati, sono dei soggetti proprio completamente tatuati, non hanno i tatuaggi da grandi furbacchioni sulla parte bassa dell'avambraccio e sul centro del corpo, perché quando si vestono magari con la camicia un pochino tirata su non si accorge nessuno che sono completamente tatuati, che è il loro segno di riconoscimento. Quindi possono stare con la camicia aperta, le maniche un pochino tirate su, che passano inosservati. Non passa inosservato però il classico dito mignolo tagliato, che è un simbolo di che magari hanno sgarrato all'organizzazione, hanno dovuto dare un pegno all'organizzazione per farsi riaccettare o qualcos'altro, usa tagliarselo e consegnarlo in un fazzoletto al boss di turno, ok? A volte si mettono una protesi e se la coprono con un anello la giuntura. Ma comunque sia, insomma, sono personaggi che non si scherza con la Yakuza. Cioè la Yakuza veramente, se vai a entrare nei suoi affari e sei una spina sul fianco, prima o poi ti fanno fuori. A parte un personaggio molto particolare, un personaggio dei nostri, un karateka, un grandissimo karateka, posto sulle righe alla Yakuza, gli ha detto: non mi date noia, perché io vado avanti, combatto fino alla fine, non ho paura di morire, quindi è bene che troviamo un accordo. Seguitemi. Siamo negli anni 90, precisamente nel 1992. Il governo giapponese intende dividere, staccarsi completamente e cercare di fermare l'organizzazione criminale Yakuza. Cosa fa? Fa delle leggi particolari dove vuole veramente dare addosso a questa organizzazione malavitosa. Ci sono dei problemi, le banche in quegli anni lì hanno dato troppi prestiti e si crede che il 10% di questi prestiti sono andati a finire in mano della Yakuza tramite fittizie società strane nate un po' così per prendere questi finanziamenti. La Yakuza non ci sta, risponde al fuoco e non accetta posizione dal governo. Nascono dei grossi problemi. 18 attacchi a VIP, direttori di banca, personaggi influenti, avvocati, politici, 18 attacchi con 3 omicidi. Nasce la International Security Service. Chi è a capo dell'International Security Service? Miko Ihara, uno dei più grandi karateka al mondo.
Yahara, uscito ormai dalle competizioni internazionali, si mette nel ramo della sicurezza, cioè fa scorta, particolari scorte molto professionali a questi grandissimi imprenditori, dirigenti d'azienda, avvocati, testimoni, addirittura anche a bancari, eccetera, eccetera, quindi personaggi molto toccati e molto in vista per questi problemi. Cosa fa? Mette su questa agenzia con uno strano brevetto, addirittura con una specie di 24 ore che sembra una 24 ore, ma poi si apre tutto un tratto, è uno scudo, è una specie di sorta di giubbetto antiproiettile che però si apre e lui riesce a proteggere il suo cliente. Yahara mette su questa agenzia, diventa molto famosa in Giappone, diventa un personaggio allucinante e vi spiego anche cos'è successo veramente, perché c'è stato veramente uno scontro tra l'organizzazione malavitosa e il grande karateka. Cosa è successo? Ora ve lo racconto. Siamo in un mini market di Shizuoka. Una parte della Yakuza che fa il lavoro sporco si occupa di racket. Quindi va in questo mini market per riscuotere il pizzo dai proprietari. Peccato che in quel mini market in quel giorno c'era proprio lui, c'era Mikio Yahara. Da un'intervista che ha lasciato qualche anno dopo descrive la scena. Addirittura si parla di 30 malviventi che lo circondano. Lui non fa sconti, lui non si fa prendere dal panico. Lui dice questa cosa qua: uno lo atterro con un colpo di mano, figuratevi voi, non dice pugno, un colpo di mano, quindi sicuramente uno shooto, qualche cosa di potente, lo butta a terra e là. Il secondo lo fredda con un calcio facendolo volare sul cofano della macchina, lui descrive questo impatto come una rana che si spiaccica e poi dice che iniziano a saltare fuori le mazze da baseball. Una gli passa davanti agli occhi e dice che piega un altro con un calcio come se fosse un gambero. Uno di questi malviventi prende un'auto, cerca di investirlo, lui evita l'auto e gli altri che vedono che ognuno che viene avanti casca a terra e non si rialza più, iniziano a scappare. Lui li insegue, a un certo punto che corre si accorge che è scalzo, i piedi insanguinati e si ferma. Quindi ne manda minimo 3 o 4 all'ospedale. Con gravi condizioni, mi immagino Yahara inferocito in un parcheggio, cosa può combinare? E questi da Yakuza si allontanano, questi che fanno il gioco sporco si allontanano. Finisce qua? No, non finisce qua, perché il boss di turno di quell'area della Yakuza lo incontra una volta su un molo, si incontrano vicini, lui lo descrive come un tipo molto losco, in giacca e cravatta, con i capelli ingelatinati sul collo, con una pistola. Si va da Yahara e dice: hai mandato dei miei uomini all'ospedale, ora te devi pagare il conto. Sta per tirare fuori la pistola e a quel punto lui dice nell'intervista: arriva la polizia, ferma tutto ed è andata bene così. Comunque lui risponde a questo tizio losco dicendogli: io non mi intimorisco, io ho la mia agenzia, vado avanti, faccio il mio lavoro e combatterò fino alla fine, non mi faccio intimorire da voi anche se siete una grande organizzazione. Veramente un coraggio da leone, un fenomeno. Anzi, vi voglio illustrare anche chi era Mikio Yahara. Vai! Mikio Yahara, se si vede combattere, fa veramente paura. Incarna, secondo me, il vero stile Shotokan. Sembra veramente una tigre. Ora, è anziano, ma se vedete dei video del passato, è veramente spaventoso. Secondo me, Mikio Yahara ha avuto una vita tra un mix tra Clint Eastwood, Steve McQueen e James Bond. È stato veramente un fenomeno. E pensate che è un soggetto che magari prima di entrare in competizione si dice magari si era preso una coltellata prima per le sue missioni, cose strane che faceva fuori. Uno veramente che non aveva paura di niente e di nessuno. Si narra anche che a volte lo avevano trovato negli spogliatoi perché si lavava la mano sporca di sangue con ancora qualche dente attaccato di qualcuno che l'aveva attaccato fuori. Quindi un soggetto veramente che non ha paura di niente e di nessuno. Nel 2000 fonda la KWF, quindi la Karate no Miki World Federation, ha una grandissima organizzazione,
lui inizia a fare, pensate, inizia a fare karate nel 54 perché lo faceva suo fratello e i medici gli avevano trovato un problema cardiaco e pensavano che non arrivasse a 20 anni. Inizia l'attività delle arti marziali, arriva al secondo dan di judo, nel 64 prende il primo dan di karate, si iscrive all'università, si laurea, ha una grandissima carriera agonistica, un soggetto fuori dal normale, anzi vi lascio il link in descrizione su un video che ho fatto tempo fa, perché non basta un video per raccontarvi Mikio Yahara, un grandissimo, ha sempre gareggiato con i più grandi karateka del mondo, Tanaka, Osaka, Mori. Quindi un soggetto veramente forte, forte, forte. In questa occasione si è scontrato anche con l'organizzazione mafiosa e non ha avuto paura, è sempre pronto ad andare avanti. Ma com'è finita questa storia qua? Com'è finita? È finita che anche la Yakuza, che è una grandissima organizzazione, che non ha paura di niente e di nessuno, ha capito che lui fa il suo lavoro e gli portano rispetto. Alla fine hanno capito che è un soggetto da rispettare, perché sarebbe stupido scontrarsi con un calibro del genere, che Mikio Yahara non è solo uno che va alle mani, ma una grande organizzazione di sicurezza mondiale, quindi forse all'organizzazione mafiosa non conviene scontrarsi con un colosso come lui. Quindi un soggetto veramente tosto, tosto, tosto. Amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo fantastico video, secondo me molto interessante, simpatico e strano, stravagante. Cioè, un'organizzazione mafiosa come la Yakuza che si scontra, questi scagnozzi della Yakuza si scontrano con un tizio che fa sorveglianza, che è un'agenzia di sicurezza, e alla fine questa grande organizzazione mafiosa alla fine gli porta rispetto e cercano di convivere. Lui fa il suo lavoro, chiaramente gestisce e cerca di coprire e garantire la sicurezza ai suoi clienti, e gli altri continueranno sempre a fare il suo losco lavoro. Quindi un video interessante. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciate un like e mandatemi qualche commento, scrivetemi dei commenti per sapere se avete anche voi qualche storia particolare da raccontarvi, magari per fare un nuovo video. Ok? Ciao dal Tempio Massimo e allenatevi.